Io sono qui per cercare di aiutare mio fratello che è in una L'appello situazione disperato di una sorella, accanto a lei quello di una fratello moglie, adesso ha 27 e 32 29 anni. anni. Due donne stanno cercando di far arrivare le loro parole il più lontano possibile. Gli è stato diagnosticato un tumore maligno, un linfoma non Hodgkin, e da lì abbiamo vissuto un inferno tra chemioterapie, radioterapie, un autotrapianto di cellule staminali. Alla fine lui è guarito. Però adesso, dopo 7 anni, le terapie che gli hanno salvato la vita chiedono il conto. Mielodisplasia secondaria, l'evoluzione in leucemia acuta è solo una questione di tempo, serve il trapianto. Se io mi fermo a guardare i numeri, diciamo che la speranza se ne va. Però poi rifletto sul fatto che quell'uno su 100.000 può essere la persona che ho di fronte con cui sto parlando. Perché quante più orecchie ascolteranno questo messaggio, tante più saranno le possibilità di trovare un donatore compatibile. Dopo Facebook, dopo l'appello del sindaco di Veggiano, Alice trova ora il coraggio di parlare. Non costa nulla, spiega, l'esame è una puntura di 2 minuti. Può farlo chi ha tra i 18 e i 37 anni ed è solo una possibilità. Un nome in più che va ad aggiungersi alle liste delle banche dati in cui ogni giorno si cerca per salvare una vita come quella di questo ragazzo. Se non dovrà essere utile per lui, di sicuro tutte queste persone stanno donando, saranno utili per qualcun altro. I numeri per chiamare lo 049 87 63 248 risponde l'ADMO di Padova, oppure il numero verde 800 890 800.